Professor Montanari, ti faccio vedere la cartina della striscia di Gaza perché oggi, con ultimatum alle 19 ore italiana, se non sbaglio, sì, 20 ora di Gaza, eccolo, è stata chiesta l'obbligo di evacuazione della parte nord della striscia di Gaza per andare verso quella sud, che però non ha grandi vie di scampo perché il valico con l'Egitto è chiuso. Senti, poi dopo la domanda, senti la testimonianza di Sami Abu Omar, che è un ragazzo che vive in una città di 150.000 abitanti al sud della striscia di Gaza, che ha studiato a Pisa e parla l'italiano. Senti cosa ha detto ai microfoni del fattoquotidiano.it. Se l'Egitto decidesse di aprire il valico di Rafah, tu cosa faresti? Ti dirigerai là o rimarrai a Gaza? No, non andrò, rimarrò a casa perché anche io penso praticamente anche da forse più del 99% palestinese non vanno verso l'Egitto perché non ci vuole un'altra diaspora. Montanari, e quindi? E quindi è un disastro, perché non c'è una soluzione militare a questo nodo antico e intrecciato, ma intrecciato perché non lo si vuole sciogliere. Come per la guerra in Ucraina, si continua a non vedere che l'unica fine possibile di quel conflitto sarà un accordo di pace e dunque un tavolo a cui dovranno sedere Zelensky e Putin necessariamente, e ci dovranno essere delle rinunce da entrambi, e quindi non c'è una vittoria in fondo a quella strada. Così, in questa annosissima, molto più annosa vicenda, non c'è una soluzione militare che non sia il genocidio, da una parte o dall'altra. E siccome non è pensabile uno Stato unico con due etnie, per le ragioni numeriche che diceva Marco Travaglio, è evidente che i due Stati sono l'unica soluzione possibile. Due Stati che sono, come è noto, incagliati di fronte ad alcuni problemi fondamentali, il principale da parte palestinese è la possibilità del ritorno degli esuli. E dall'altra parte c'è il problema dei coloni, ed è chiaro che rinunciare ai coloni e rinunciare al ritorno degli esuli sarebbe l'unica possibilità di far nascere due stati. D'altra parte non c'è un'altra conclusione, se non un'ecatombe generale. Il fatto che ai crimini di guerra di Hamas, Israele risponda come Stato sovrano, sedicente democratico, con quelli che sono ormai crimini contro l'umanità, dà l'idea che stiamo andando dalla parte esattamente opposta, cioè verso questo ordine di evacuazione. Che si dice fatto per la sicurezza dei palestinesi, assomiglia molto all'idea di una pulizia etnica, all'idea di uno, come dire, di una soluzione militare. D'altra parte, le dichiarazioni dal capo dello Stato di Israele in giù, che ha detto cose in queste ore terrificanti, danno l'idea di una totale perdita di contatto con la realtà, in cui l'unica dimensione è la vendetta. Ricorda su una scala ancora più atroce quello che successe dopo l'11 settembre, in cui invece di capire, si lanciò la guerra di vendetta. Su una logica di noi e loro, su una logica tribale di appartenenza, in cui tutto l'Occidente è caduto a capofitto e l'Italia, come al solito, nel modo più sbracato e grottesco possibile, con la bandiera di Israele proiettata sull'arco di Tito, l'arco di Tito che ricorda, che celebra la distruzione di Gerusalemme da parte dell'impero Sì. romano e la menorah portata a Roma, cioè l'ultimo luogo in cui stare a Sì. fare qualcosa per Israele. Questa è la grottesca ignoranza anche delle classi dirigenti del nostro paese. La cosa che colpisce, come del resto in Ucraina, e questo riguarda l'Europa e l'America, è che siamo nel momento in cui probabilmente, e mi dispiace molto dirlo perché non detesto i laudatores temporis acti, ma insomma in cui la classe dirigente occidentale è a livello più infimo da un punto di vista culturale e morale. E di fronte a cose gravi, ma che sono sempre successe, le risposte sono di una inconcepibile follia e gravità, che avrebbe sconcertato i più radicali falchi delle generazioni precedenti, generazioni che non hanno fatto la guerra di persone, e che si trovano a giocare con le vite degli altri come se fossero dei soldatini, mentre le generazioni precedenti che erano al governo la guerra l'hanno fatta. E c'è una differenza fondamentale da questo punto di vista. Ecco, vorrei chiederti una cosa, perché Travaglio stamattina scriveva di Ariel Sharon che non era certo una Sì, colomba, lei. però fece con grande lungimiranza, ritirò le persone dalla striscia di Gaza. E ci sono delle cose però che escono, proprio anche la guerra è anche una guerra mediatica. La BBC ha mandato questa notizia, guardiamo la notizia della BBC. Quelli di Hamas sono militanti, non terroristi, tant'è che il governo britannico dice, ma come? Non possono essere militanti. Ecco, far passare che Hamas è una resistenza,
non si può, credo, di fronte allo sterminio di 250 ragazzi che stavano ballando, Montanari. Guarda, mi sono trovato a parlarne con i miei figli, con i miei studenti, anche quelli che comprensibilmente hanno una simpatia per la Palestina, che è la vittima naturalmente storica di questa situazione. Mi sono trovato a dirgli, guardate che insomma, se voi foste israeliani, probabilmente sareste stati uccisi in quel rave di pacifisti. Cioè le prime vittime, materiali in quel caso, ma morali di questa situazione, sono la parte in Israele e in Palestina di persone che cercano la pace. E sono tantissime, e che si vedono devastate dai loro stessi governi, dai loro stessi apparati politico-militari, più che governi, che hanno in ostaggio questi popoli e li stanno devastando da una parte e dall'altra. Ora, quello che ha fatto Hamas non si può considerare resistenza. I partigiani italiani non avrebbero falciato dei ragazzi impegnati ad una festa.